tutti! Oggi andremo a realizzare il pan carré. Il pan carré che andremo a realizzare sarà molto morbido. Questo pan carré è ottimo da far portare a scuola ai bambini. Adesso andiamo a vedere gli occorrenti che ci serviranno per realizzare il pan carré. Allora, ci serviranno 500 g di farina, una bustina di lievito di birra secco, 10 g di zucchero, 10 g di sale, 100 ml d'olio, poi 325 ml di latte, tiepido mi raccomando, un uovo e 50 g di semi di sesamo. Ora cominciamo ad impastare. Io utilizzerò l'impastatrice, però se non l'avete utilizzate, fate a mano. Cominciamo con l'andare a mettere gli ingredienti liquidi. Il latte tiepido, l'olio, due cucchiaini di zucchero, due cucchiaini di sale, una bustina di lievito, la farina. E cominciamo ad impastare. Ecco qui il nostro impasto è pronto. Adesso ci trasferiamo sulla spianatoia. Io andrò a utilizzare questa qui in silicone, ma voi potete utilizzare anche quella di legno. Adesso prendiamo un po' di farina e andiamo a spolverizzare il nostro piano. Adesso prendiamo l'impasto. E lo cominciamo a lavorare in modo da dargli una forma a panetto. A me piace molto impastare, è molto rilassante. Una volta che ho lavorato l'impasto, ho formato un panetto, l'ho messo all'interno di una ciotola un po' infarinata. Adesso lo vado a coprire con un canovaccio e lo metto a riposare all'incirca un'ora. Una volta che il nostro impasto è ben lievitato, prendiamo della carta forno e ricaviamo un rettangolo grande 25x50. Spolverizziamo il nostro rettangolo di carta forno con un po' di farina, mettiamo sopra il nostro impasto lievitato e con l'aiuto di un mattarello andiamo a stendere l'impasto in modo da ricoprire tutta la carta forno. Ho quasi finito di stendere il mio impasto. Adesso vado a spennellare la superficie aiutandomi con un pennello da cucina con l'uovo. Una volta che abbiamo spennellato tutto l'impasto con l'uovo, andiamo a ricoprire con i semini di sesamo. Ora vado ad arrotolare l'impasto. Una volta che abbiamo arrotolato tutto il nostro impasto, andiamo a prendere uno stampo da plum cake che abbiamo imburrato e infarinato, andiamo a mettere all'interno l'impasto e andiamo a far lievitare per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, spennelliamo con l'uovo anche la superficie.
Adesso vado a mettere i semini di sesamo e vado a cuocere a 200 gradi a forno già caldo per 40 minuti. Ecco qui il nostro pancarré è pronto, l'ho sfornato e l'ho lasciato raffreddare. Eccolo qui, è pronto per essere gustato. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto.